Elia Fongaro ha deciso di non fare un passo in direzione di Jane Alexander, dopo l'ultima diretta del GF VIP 3. La loro sintonia di certo non è cambiata, ma il modello è convinto che si sia esposta troppo e che i suoi recenti dubbi siano collegati ad un senso di colpa. Elia tra l'altro si sarebbe comportato in modo diverso, soprattutto se si fosse trovato al posto di Jane, con un legame a casa che la sta aspettando. L'artista infatti sta mettendo in dubbio la possibilità di voler proseguire il fidanzamento con l'attuale compagno, alla luce della sua proposta di matrimonio. Anche se alla produzione ha confermato che il suo rapporto con Elia è solo amichevole, i dubbi si sono presentati con tutta la loro forza. Il modello di contro si è sentito accusato da Francesco Monte, che lo ritiene responsabile di aver provocato una certa reazione da parte dell'attrice. Nelle prime settimane infatti il ragazzo avrebbe cercato spesso e volentieri l'attenzione di Jane, facendole delle battute anche piuttosto esplicite. Elia L. Televoto. Il GF VIP 2018 metterà di nuovo Elia Fongaro di fronte al televoto. Le certezze del modello di rimanere in gioco non sono ancora svanite, anche se non è chiaro se si tratta di una sua consapevolezza in merito alla forza dei rivali oppure di una speranza. Elia infatti sta mostrando sempre di più il suo lato fragile grazie alla vicinanza di Jane Alexander e non è escluso che quella maschera che spesso lo spinge a sorridere in modo ironico nasconda in realtà una forte insicurezza. Non ci dovrebbero essere grandi dubbi sull'esito del televoto di questa sera, soprattutto per quanto riguarda la presenza della marchesa, fra le più contestate sui social. Elia però fino ad ora non ha fornito alcuno spunto utile per il pubblico più ampio, tanto da assicurarsi una vittoria. Esistono inoltre delle possibilità che debba dire addio proprio alla sua Jane. Tolta l'unica complice che gli è rimasta nella casa, a chi si potrebbe appoggiare? Riuscirà a rimanere nelle casa? Elia Fongaro riuscirà a superare l'ennesimo televoto al Grande Fratello VIP 3? La situazione potrebbe cambiare in modi diversi dopo la diretta di questa sera. Da un lato il modello fornisce spesso e volentieri dei motivi utili agli altri concorrenti per essere votato ancora una volta. Basti pensare alla lite con la marchesa, continuata anche nelle ore successive all'ultima puntata. Come già accaduto in precedenza, Daniela Del Secco ha scelto di non accorciare le distanze con il ragazzo, convinto che sia un cretinetti e che spesso e volentieri straparli. Impossibile per ora riuscire a capire se Elia stia giocando in tutti i momenti del suo percorso nel reality oppure se questo lato più fumantino che emerge con forza sia in realtà uno sfogo. Da non escludere anche la possibilità che il modello, proprio con il suo modo di fare irriverente, stia cercando di eliminare la marchesa spingendola verso il limite. L'ultimo ballottaggio al televoto gli ha dato un assaggio del pensiero del pubblico sulla marchesa e di certo non si è lasciato sfuggire che molti sono a suo sfavore. Finché Elia continuerà a trovarsi al televoto con concorrenti contestati, avrà forse più di qualche certezza di rimanere indenne di fronte ad una possibile eliminazione. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.